E ora ci spostiamo su un altro versante, parliamo sempre di mobilità, ma andiamo sulla costa, ci andiamo in diretta perché questa mattina a Fossa Cesia c'è stata e si è conclusa, non so se si è conclusa in realtà, ma si è conclusa probabilmente poco fa, una riunione anche piuttosto accesa, mi è stato detto da Luca Pompei che si trova lì sul posto, per alcuni aspetti riguardanti la Via Verde della Costa dei Trabocchi, che non è altro che la grande pista ciclo pedonale per il tratto della provincia di Chieti, che è ormai quasi ultimata. Luca, allora faccio il punto della situazione, vedo accanto a te il sindaco di Rocca San Giovanni. Che succede? Che è successo stamattina? Sì, la riunione in realtà sta per concludersi. Un saluto a te, un saluto a tutti gli amici telespettatori. C'è una problematica non indifferente. Dicevi bene, la Via Verde sta per concludersi. Abbiamo ascoltato l'architetto della provincia Faraone. I lavori dovrebbero essere consegnati entro l'8 agosto, ma c'è la preoccupazione da parte di tutti gli operatori turistici della costa. Il grande paradosso: da una parte un turismo che cresce qui sulla costa di Trabocchi, grazie anche alla Via Verde, ma il paradosso è che non ci sono, ad esempio, pensando ai parcheggi, luoghi dove in qualche modo i turisti possano parcheggiare le proprie auto e usufruire dei luoghi in maniera adeguata. Questo è un punto sul quale il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Rito, sta battendo i pugni da tanto tempo. E allora la situazione ad oggi qual è? Io batto i pugni da tanto tempo perché sono stato uno dei promotori, parlo già dal 2007 di questa bellissima realizzazione che è la pista ciclopedonale. Perché batto i pugni? Perché non vorrei che questa bellissima opera rimanesse una cattedrale nel deserto. Cioè, noi dobbiamo non pensare non soltanto alla realizzazione dell'opera, ma a circondare quest'opera di tutte quelle cose che poi la faranno veramente diventare meravigliosa. E tutto il problema dei parcheggi. Io ho 3,2 km di costa dove ho un 17-18 ristoranti a terra e 7 trabocchi di cui 5 fanno ristorazione. Quindi lei capisce benissimo e non ho nessun parcheggio. Quindi lei capisce benissimo che è una problematica molto 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 seria, molto pericolosa perché purtroppo i fruitori di questi ristoranti parcheggiano lungo l'Adriatica creando veramente dei pericoli per la circolazione. Ecco, allora io dico che bisogna avere una programmazione diciamo un po' più mirata a questi fenomeni, ma soprattutto bisogna avere anche una disponibilità economica e finanziaria maggiore, perché per poter realizzare questi parcheggi ci vogliono dei finanziamenti che i comuni sicuramente non hanno, la provincia in questo momento sicuramente non ha queste risorse economiche e quindi mi riferisco soprattutto a livello regionale affinché si possa elargire nuovi fondi per poter realizzare questi parcheggi. Tutto sta a crederci. Se la regione crede nello sviluppo di questa costa che è diventata oramai famosa per i trabocchi, la costa dei trabocchi oramai è ricercatissima all'estero in Italia, e allora deve fare questo investimento, e altrimenti rimaniamo con queste problematiche di sempre. E chi vi parla è stato l'ultimo assessore provinciale eletto democraticamente prima della riforma del RIA. Con il presidente Enrico Di Giuseppe Antonio avevamo finito di preparare questa meravigliosa opera e bastava soltanto appaltarlo. Sto parlando del 2014, siamo al 2019. Ecco, concludendo, in sostanza i comuni pensano a individuare le aree, eventuali espropri, però insomma i soldi, considerando che la provincia oggi tra l'altro il presidente Pupillo non c'era, ma considerando che la provincia i soldi non ce li ha, in qualche modo l'unico a dover tirare fuori i soldi è la regione a questo punto. Sicuramente sì, i comuni non hanno risorse economiche per poter far fronte a questa esigenza, tantomeno penso anche la provincia. Quindi è la regione che dovrebbe, a mio modesto parere, intervenire. Perché sia chiaro, la pista ciclopedonale non è un bene che riguarda soltanto la costa, ma è un bene che porterà beneficio anche alla collina e alla montagna, perché si creerà una, diciamo, una strada turistica che sicuramente avrà tanti fruitori.
Ringraziamo il sindaco di Rocca San Giovanni Gianni Di Rito. Carmine, dunque la situazione è questa, la stagione estiva è alle porte, benissimo per quanto riguarda la Via Verde, però poi insomma bisognerà costruire un qualcosa intorno che renda ancora più fruibile questa bellissima parte della nostra regione. Carmine, hai domande per Di Rito? No, grazie Luca, ovviamente ci rimettiamo. Perfetto. Al prossimo speciale, nel quale al termine della riunione sentiremo un po' gli umori di tutti, in onda questa sera alle ore 20:05 nella rubrica Il Fatto.